La spedizione è giunta alla meta perdendo due navi container a causa delle violente tempeste. Abbiamo stabilito un centro di comunicazione tra le vette montuose e avviato la costruzione di una base costiera. I sopralluoghi preliminari indicano diversi possibili punti di scavo. L'isola è molto più vasta di quanto preventivato e sembra avere una storia secolare. Identificare la causa scatenante delle tempeste sarà un compito lungo e laborioso, ma il successo di questa missione ci porterà sicuramente alla vittoria finale sul nemico. È successo di nuovo. Il soldato Kosuke, la notte scorsa, era di guardia al cancello. Nessuno ha sentito niente. Stamattina hanno trovato il suo casco. Nient'altro. Né impronte, né sangue, né bossoli. Niente. Dicono siano stati i partigiani cinesi o addirittura i marine americani. Sciocchezze! Non hanno idea di cosa stia succedendo qui. Siamo perseguitati dagli ioni, gli spiriti maligni e rancorosi che infestano gli antichi luoghi dell'isola. Abbiamo profanato il loro territorio e loro ci osservano in attesa. Tutti quei relitti, le rovine, l'isola è un enorme cimitero. È solo questione di tempo. Gli ioni ci uccideranno tutti. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra nel monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Sono arrivati appena dopo la scoperta della tomba. Gli ioni. Prima si sono spente le luci, poi solo urla nel buio. Erano le nostre o le loro? Quei suoni orribili mi rimbombano ancora nella testa. Indossavano le armature dei miei antenati e ci straziavano con spade antiche. Spari, grida, sangue. Noi non potevamo fermarli. È scoppiato il finimondo. E poi silenzio. Svaniti nel nulla. Perché? Perché se ne sono andati? Perché non ci hanno uccisi tutti? Ora c'è il capitano Osaka al comando. Noi lasceremo la base, ma non l'isola. Ci dirigeremo nell'entroterra, al monastero. Non c'è altro modo. Dobbiamo seguire gli ioni, tutti insieme. Se la stella non può essere controllata, deve essere distrutta. Però lo so che moriremo tutti. La nostra base costiera è stata attaccata da nemici sconosciuti. Sospettiamo sia opera degli americani, giunti fin qui per sabotare le nostre operazioni. Le comunicazioni sono saltate su tutta l'isola e abbiamo subito ingenti perdite. Molti dei nostri soldati sono spariti senza lasciare traccia. Tutti i superstiti si dirigeranno verso l'antico monastero per assumere il controllo dei fenomeni atmosferici. Ci aspettiamo una forte resistenza. Richiediamo rinforzi con la massima urgenza. Noi non avevamo scampo. Ci stavano aspettando, in centinaia. Impossibile raggiungere la sala sacra. Eravamo spacciati fin dall'inizio. E ora aspetto che i miei antenati vengano a salvarmi. Li sento. Gli ioni che uccidono i miei compagni. Li divorano, banchettano con le loro anime. Morte, morte ovunque. Io sono l'ultimo. Che ne sarà di me? Diventerò uno di loro. Vi supplico, antenati, vi prego, portatemi via da qui, prima che arrivino gli ioni. Conducetemi all'aldilà. Lasciatemi morire in pace.